Lei è cool o non è cool? Secondo me è molto cool, cara Vanessa. Lei è cool di tendenza. Stiamo parlando di una donna che fa la blogger. Ha creato un blog dove parla di cose bellissime, di esperienze vissute sulla propria pelle. Per cui, mio caro socio, questa mattina diamo il buongiorno in terra straniera a Manuela Lenoci. Buongiorno Manuela, anche per noi un'esperienza averti qui. Ciao ragazzi, buongiorno e grazie per avermi invitato. Ma che bella questa cosa che ci appelli ragazzi. Grazie, davvero, grazie mille. Bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, sono di questa scuola di pensiero. Bene, diversamente giovani. Allora Manuela, raccontaci tutto. Che cosa fai? Cosa stai scrivendo? Che cosa stai mettendo nel blog? E soprattutto, che blog è quello tuo? Di che cosa parli? Cosa ci racconti? Allora, il mio blog è un blog sicuramente esperienziale, chiunque può leggerlo al sito, al link www.manuelalenoci.com. Io parlo di esperienze vissute sul territorio pugliese, in questa terra meravigliosa che rappresento, che amo e che sicuramente mi ha dato tantissimo. Vado ad incontrare le eccellenze del territorio che ad oggi sono principalmente aziende, realtà, associazioni di amici con cui ho fatto un percorso di vita e che insieme abbiamo cercato di esaltare quella che era già la bontà e la qualità del loro prodotto. Il bello, forse il diverso, è che mi piace guardare il territorio, le esperienze attraverso gli occhi di una donna, appunto, come abbiamo detto, diversamente giovane, quarantenne, con un buon biglietto di istruzioni, ma soprattutto con una grandissima voglia di vivere, di scoprire il territorio e di capire ancora che cosa riesce a darmi guardandolo soprattutto con occhi diversi. Manuela, tu ricordiamo sei di Monopoli, in provincia di Bari, e per questo racconti della tua Puglia, della nostra, perché sì, anche noi poi siamo pugliesi, ospiti di questa meravigliosa regione che è la Lucania, ma in modo particolare puoi raccontare esperienze anche sempre legate al territorio, ma essenzialmente culinarie, perché tu parli anche di cibo. Sì, io parlo anche di cibo. Recentemente ho avuto il piacere e la fortuna di vedere una realtà imprenditoriale di eccellenza a Martina Franca, l'Acropoli di Puglia. Mi sono molto divertita, ma ho scoperto che sul nostro territorio ci sono delle eccellenze di grandissimo valore che meritano di essere vissute e conosciute su tutto il territorio. Però parlo di Puglia anche in generale, quindi non soltanto di cibo, ma tanto tra voi. Guarda Manuela, anche noi, giusto Vanessa, avremo un'eccellenza nazionale, parleremo di cibo con il dottor Lemme alle 11:30, per cui resta con noi. E Vanessa, io ero curiosa di sapere se una delle sue esperienze che ha vissuto ha un aneddoto curioso, carino, che ci vuole così svelare. Ce ne sono tantissimi, anche perché io amo viaggiare, quindi anche quando incontro le realtà del territorio cerco sempre di dare quel quid, quel qualcosa, insomma, un po' di diverso. Però c'è un'esperienza recente che ho fatto a Grottaglie, mi è piaciuta moltissimo perché nel blog racconto i fatti, racconto gli episodi attraverso gli occhi di una quarantenne single che crede ancora nel principe azzurro, che crede nei sogni, quindi mi piace rivolgermi a questo tipo di pubblico. Allora, durante un evento nel Brindisino, dovevo consegnare un premio a delle eccellenze del territorio, a delle aziende pugliesi che avevano fatto la fortuna principalmente all'estero. Il premio per tutti era un pumo che rappresenta la fertilità, certo, la gioia, certo, la fortuna in Puglia. Invece a me, a un certo punto, mi hanno dato un cavaliere a cavallo. Quindi, diciamo, sono rimasta contenta, mi è piaciuto, però ho iniziato a farmi due domande. Ho detto, ma magari questi hanno letto il blog, oppure hanno pensato che credo nel principe azzurro, oppure ero così carina che all'ingresso mi hanno visto che arrivavo senza accompagnatore, quindi volevano, insomma, omaggiarmi di un cavaliere, seppur di terracotta. Fortunatamente si è rotto la sera stessa, no, prima di arrivare a casa, quindi ma come disperata, cioè non sapevo cosa fare, ho detto è un segno del destino, non vuoi il cavaliere, esiste, sei tu che non lo vuoi, forse. Vabbè, meglio sola che male accompagnata, magari, per lei, Manuela, quindi. E allora no, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo il tuo sito internet manuelalenoci.com e qui potete, come dire, visitare il blog di Manuela e potete poi andare a scorrazzare per la Puglia anche con la mente, almeno fino a
a quando non potremo poi andarci direttamente un site, anche se adesso siamo gialli, insomma. Grazie ancora Manuela. Grazie Manuela. Grazie a voi, a presto. Un grande piacere. Un grande piacere Manuela. Anche per me. Manuela Lenoci con il suo blog in giro per la Puglia, e noi ovviamente facciamo tesoro di questo e magari lo andiamo subito a guardare. Eh sì, una bella guida turistica da scoprire in queste settimane. Fruibile da subito. Sì, sì.